vabbè. Veloce, salta. Madonna. Ragazzi, ho fatto un bordello. Bella ragazzi, io sono Gambi. Oggi siamo tornati su Uncharted. Eravamo rimasti alla ricerca di Eldorado, il capitolo 2. Eccoci qua. Siamo nella giungla, ragazzi. Oh, aspetta. Calma, ragazzo. Non sono più un giovanotto. Non eri troppo vecchio per quella barista a Lima, eh? Beh, era diverso. Devo ammettere, però, che fu faticoso lo stesso. Resisti, vecchio mio. Siamo quasi arrivati. Ma se lo dici tu. Questo mi ricorda... Ok, adesso possiamo correre, fantastico. Tu mi hai raccontato quando ha appioppato una statua fasulla del XVI secolo a Pablo Escobar? Come Pablo Escobar? Minchia. Ero già... Nate, ma mi stai ascoltando? Vendo dalle tue labbra. La meraviglia. Pensi davvero che Francis Drake sia venuto fin qui? Siamo parecchio lontani dall'Inghilterra. Abbastanza, direi. Giusto un pochino, diciamo. Allora? Non capisco. Secondo questo siamo sul punto esatto. Magari non hai letto bene. Fammi vedere. No, è questo il posto. Qui non c'è niente, Nate. Un altro dannato vicolo cieco. Calma, Sally. Rilassati. Diamo un'occhiata in giro. Va bene, diamo un'occhiata in giro. Ragazzi, è come trovare una suora in un bordello. Beh, come paragone ci potrebbe anche stare. Ok. È proprio così che me lo immaginavo. Va bene. Sono tipo delle rovine di... No, è ancora più vecchio. Direi di 2000 anni. Porca boia. Tipo delle rovine di un tempio, ragazzi, no? Qua. Sali, bravissimo. Ma che atleta. Comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, ci vuole una certa agilità per fare ste robe. Porca boia. Stai attento. Occhio. Ehi, c'è qualcosa di strano nel suolo qui sotto. Ma non vedo niente, però va bene. Wow. Crolla tutto, occhio. Ma porca la... Ok, no, niente. È vuoto. Dobbiamo trovare un modo per attraversare. Ok. Vai. Ragazzi, in sto gioco il parkour... È giusto leggermente fondamentale, perché non conoscesse Uncharted. Ah, ok. Butta giù. Vabbè. Abbiamo sfondato tutto, ragazzi. Bel lavoro, ragazzi. Grazie. Una cripta, tipo. Servirà la torcia elettrica. Tirala fuori, Nate. Veloce. Ok. I pipistrelli, bellissimo. Ma che salto. Che bel posticino accogliente, eh? Non esattamente quello che ti aspettavi, eh? Già, dov'è tutto il maledetto oro? Questo posto è stato ripulito qualche secolo fa. E non sono stati pirati inglesi. Infatti non è stato Drake. Guarda, gli spagnoli sono arrivati qui prima di lui. Ma che hai, Sally? Nate, non sto cercando uno schifoso pezzo di latta. Sono indebitato fino al collo. Ci contavo su questo tesoro. Troppi conti aperti nei bar di Lima, eh? Sì, esatto. Beh, e poi qualche affare è andato storto. Ti ho sempre detto di stare alla larga dai mascalzoni. E dalle mascalzone. Ah, sì? Senti chi parla. Che vorresti dire? Quella reporter.
Ho visto come la guardavi. Elena, per favore. Ho smesso di pensarci nel momento in cui l'abbiamo mollata su quel pontile. Tutto è lecito in amore e in guerra. E che succede se non distingui l'uno dall'altra? Allora, mio caro, sei proprio nei guai. Appunto. Non me la racconta giusta comunque, Nate. Certo che quegli spagnoli hanno lasciato qui un bel po' di robaccia. Attento, Nate, è bello alto. Ok, c'è una cassa di dinamite. Dovrebbe funzionare. Fantastico. Adesso però dovete spiegarmi cosa straminchia ci facesse qui una cassa di dinamite. Vabbè. Cioè di dinamite, penso che sia una cassa di polvere da sparo. Vai. Vai di là però te, intanto. Dai, lascia fare a me. Ma guarda che ci passavi tranquillamente, però va bene. Va proprio tranquillissimamente. Vabbè. Cosa cambiava? No, ho capito. Controlla se la puoi bloccare dall'altra parte. Ok, c'è il carretto. Vai. Ci penso io, amico. Perfetto. Voilà. Questo dovrebbe reggere. Ma non ne sarei tanto sicuro, sinceramente. Ti pare ovvio. Vabbè. E adesso? Speriamo che questo posto abbia una porta di servizio, eh? Vabbè, qua in teoria. Sai, suona familiare. Credo ci sia qualcosa sul diario di Drake a riguardo. Diario di Drake, vediamo. Sì, ecco qui. Una torcia. Pare che si tratti di una specie di lampada o braciere. Esatto. Vedi se riesci ad accenderlo. Una mega torcia. Hai tanto brontolato per il sigaro, ma ora serve, eh? Senti, non ci lamentiamo, ragazzo, che dobbiamo uscire. La ringrazio. Che poi, bellissimo, qua bastava che spostavano un po' di legno e passavano tranquillamente. Però va bene. Svogliati, ragazzi, sono svogliati. Ok. Che figata. Questa è una figata. Devo dire che è una figata. Cosa devo fare? La devo... penso bruciare la legna, quindi... Dobbiamo abbiamo... trovare un modo per liberare scrivo la così, via dalla esatto. Macerie. Vai. Ottimo. Ok. Buon. Si è già estinto il fuoco, ragazzi. E ora? Fantastico. Ok, ragazzi, qui sopra. No. Ma... vai nella parte giusta, per cortesia, che già... Ok. Vai. Vai. Ok. Giustamente si robicedono, ragazzi. E adesso scendi. Fantastico. Dovrò far esplodere qualcosa, una roba del genere. Esatto, guarda, ragazzi. Easy. Adesso? Ma cosa? C'era la scala? Va bene. Prego, comunque, non vorrei dirti, però vabbè. Ok, c'è un altro un coso grosso. Accendi anche questo, frate, veloce, su. Forza. Ok. Si chiude questa. Ah, ok, si... no, perché... per un secondo ho pensato fosse un mega trappolone, stavo per... già per dire... boh, vabbè. E poi, ragazzi, ce ne vuole di coraggio per entrare in sti posti proprio con una nonchalance. Non a caso ci sono delle persone belle qui. Ciao amici! Spero di non fare la vostra stessa fine. E ora? Cos'è sta roba? Che vogliamo fare? Aspetta, bello, conosco. Cos'è sta roba? È un sole! L'ordine di questi segnali è rilevante. Ok. Cioè? Ah, ok, penso di aver capito. Allora, aspettate un attimo. Ma salga per cortesia che... non ho capito, ragazzi. Vabbè. Ok, devo spingerli in ordine, penso, giustamente. Quindi vediamo un attimino com'è l'ordine. Allora, il primo è il sole. Che è, allora... di qua. Posso andare di qua?
No, vabbè. Allora devo per forza andare dall'altra parte, ragazzi. Quindi fare questo mega salto. Vai, veloce! Ok. Non era questo, era il sole, ok. E di qua posso, di là no. Vabbè, va bene, va bene. Questo non è... Adesso, cosa, raga? È l'ultimo, proprio l'ultimo. Sarà questo per forza, dai. Lo scopriremo subito. Esatto, esatto. Vabbè, non ci voleva un genio. Era l'unico rimasto, quindi. Ci stazionando... Ah, ok, si alza la pedana. Fantastico, va bene. Fermo, fermo. Allora, la seconda qual è? Ok. Vai, vai, veloce, veloce, veloce. Poi, ragazzi, c'è una forza nelle mani, questo. Vai. No! Sono un deficit. Scusatemi, ragazzi, sono scemo. Posso salire di qua? Ma cosa sta facendo? È tutto rincoglionito. Vabbè, non mi faccio male. È questo? Sì, questo, sì, sì. Vai, 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 vai. Anche la seconda viene su, dovrebbe essere giusto. Esatto. La terza è questa, sì, l'abbiamo appena vista. Per cortesia non faccia altre minchiate, non sa... Non ho capito, però va bene. Ok, manca l'ultima, ragazzi. E poi succederanno le cose incredibili, immagino. Allora, vediamo un po'. Poi è bellissimo, ci sono dei teschi. Bello. Sì, però non è che devi... Oh, ok. Vediamo, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede. Wow. Bella madonna. Che figata. Oh, ciò a non volare giù perché... Mi sa che muoio male. Infatti stavo per cadere giusto adesso. Dici? Sì, pare ci sia una scala sul lato. Aspetta una scala? Qui, mentre qua. Vado a controllare. Sì, questa. Sì, ma levati okay, dalla ringrazio. Ah, ho capito. Sì, ma scendi. Sì, ma scendi! Ok. Anche a 2 ore, ragazzi. Vai, vai, vai. Dove metti i piedi. Non ti preoccupare che sono un professionista di mortacci su. Stavo per creparci malissimo. Beh. Incoraggiante, ragazzi. C'è una catena con sopra di teschi. Cos'è sta roba? Tieni premuto. Ok. Ti verrà cose incredibili, immagino. Esatto. Acqua. Ok. Ok. Da qualche parte. Cioè, mi stai dicendo che mi devo tuffare. Di qua non c'è niente. Su non posso tornare perché è crollato. Salto della fede. YOLO. Madonna. Ho fatto cose peggiori. Ok. Ho preso una testata che... Mamma mia, però... sono dettagli, ragazzi. Non state a guardare queste cose. Vai, vai, nuota, nuota. Minchia, ho preso una capocciata. Abbastanza, direi, sì. Siamo fatti il bagno. Vabbè. Sì, ma salta bene, zio, per cortesia. Grazie, bravo. Con che fisica arrivo lì? Va bene. Che forza c'ha questo? Come è possibile? Ok. Ah, ok, adesso salgo, immagino. Esatto. Vai, 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 vai. Sono dall'altra parte. Ok. Ah, vabbè, adesso dovrò far esplodere la dinamite. Magari mi allontano un pochino. Ah, ok, di qua. Vai. Vieni, amico. Vieni, vieni. Vieni, vieni, bravissimo. Bello. Grazie. Ho fatto tutto io, però vabbè. Qui cosa devo fare? Devo fare. Ah, ok. Vai, 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 vai. Veloce, frate, veloce. Ho già finito a 2 ore, però vabbè. Beh, non la vedo molto stabile, proprio deve essere. Sicuro. Sì, ragazzi, ma non regge mai. Allora, io vado con calma. Piano.
Piano, piano, vai, vai, vai. Piano, piano. No, raga. No, levami. Veloce, salta. Madonna. Ragazzi, ho fatto un bordello. Giuro, non sono stato. Non ho fatto niente io. È stato un tizio che è scappato via. L'ho visto e. Vabbè. Ce l'ho fatta. Sto bene. Ah, bellissimo. Lui arrivava proprio tranquillissimo. Va bene. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Vai, 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 vai. Adesso sì che andiamo da qualche parte. Dopo questo lo spero. Si spera. Amiche, ho rischiato di morire 16 volte in 5 minuti, però va bene. Ok, cazzini, immagino, perché non c'è niente da fare. Esatto. Sto zitto, ragazzi. Il tempio è stato costruito attorno a questa. Attorno a cosa? Una statua. Una statua d'oro. Un'enorme statua d'oro. E guarda qui, queste persone la stanno proprio adorando. Almeno penso che siano persone. Ma certo. Eldorado, l'uomo d'oro. Sully non era una città d'oro, ma questo era un idolo d'oro. Ehi, riesci a immaginare quanto varrà adesso? Guarda qui, binari. Scommetto che gli spagnoli lo trascinavano fuori su dei ceppi. Siamo arrivati in ritardo di 400 anni. Quindi la pista è fredda. Già, così sembra. Figlio di puttana. A meno che... A meno che cosa? Seguiamo i binari. Mi sembra una buona idea. Vai, seguiamo i binari. Vieni, 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 seguimi. Ok, ragazzi, quindi ricapitolando, Eldorado. Allora, stanno cercando Eldorado perché Sully è in debito e anche perché comunque fa figo cercare Eldorado. E hanno scoperto che in realtà non era una città d'oro, ma una statua d'oro. Si fermano qui. Che gli spagnoli hanno portato via. Già. Beh, direi. Gli spagnoli devono aver creato un passaggio per tirar fuori il tesoro. Bene, e ora? Minchia. Delicati, mi dicono. Ma che salto atletico ha fatto? Mamma mia, ragazzi. Ok. Vai, 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 vai. Madonna. Vai, vai, vai. L'ultimo. Ma... E quindi? Ma va bene. Ok. Non ho capito. Vabbè. Va bene, ragazzi. Va bene, va bene. Non mi faccio domande. Sta venendo come... Ok, sì, sì. No, non lo sentivo parlare, quindi. Comunque il paesaggio è bellissimo. Aspetta, ragazzi, senti. Guardate che roba. Cioè, guardate che roba. Ecco una cosa che non si vede tutti i giorni. Ma... È un sottomarino? Bello! Ma che... Con che fisica? Com'è possibile? Boh, io non mi faccio domande, ragazzi. Come minchia è possibile che ci sia un sottomarino su una cascata? Ma che... Che mi venga un colpo. Avrà risalito il fiume durante la piena e si sarà incagliato. Andiamo a controllare. No, aspetta. C'è qualcosa che non mi quadra. Ma va? In che senso? Sembra io che non ha mai visto un sottomarino tedesco nel cuore della giungla. No, sul serio, Nate. Senti, perché tu non resti qui? Vado io a controllare. Ti chiamerò se mi imbatterò nei nazisti, ok? Va bene, vai. Mi sa che sono un po' morti i nazisti, aspetta, sinceramente. Puoi tenermi questo? Ok. Sembra che dovrò arrangiarmi come posso. Va bene. Cioè, se il sottomarino è lì, mi sembra un po' malconcio, quindi presumo che siano morti i nazisti. Ok, capitolo 3, una scoperta in attesa. Ma fermi tutti, va bene ragazzi, direi che per oggi possiamo concludere qui. Ho registrato circa 20 minuti però con i tagli, vabbè, vedremo quanto uscirà il video. Poi al massimo, se me lo chiedete, posso farli durare anche magari due capitoli video, vedremo in futuro. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se fosse così mi raccomando commentate, condividete, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi, noi ci rivediamo domani con un prossimo video, bella ragazzi!